Roma, lì 17 febbraio 1600, giovedì. Fu abbruciato vivo in campo di fiore quel frate di San Domenico, da Nolla, eretico pertinace. Le fiamme mandavano bagliori verso un cielo freddo e livido e verso i palazzi, fino ad arrossare le facce di quei romani convenuti in piazza Campo dei Fiori per assistere, come altre volte, allo spettacolo di un loro simile arso vivo. Un piccione, sazio del calore ricevuto zampettando vicino al rogo, si alzò in volo. Molto in quel posto è cambiato da allora, salvo l'eterno stazionare dei piccioni, incontrastati padroni delle piazze del mondo, da sempre. Però resta la causa che fece giustiziare Giordano Bruno a piazza Campo dei Fiori, o i patrioti risorgimentali Targhini e Montanari a piazza del Popolo a Roma, o ghigliottinare Luigi XVI, e poi tanti altri, in quella che oggi è Place de la Concorde. A piazza San Marco, le esecuzioni della Serenissima venivano orientate in modo che il condannato guardasse all'orologio del campanile la sua ultima ora. La piazza, nella storia della civiltà occidentale, è il luogo della comunicazione, della conoscenza, della condivisione e quindi, nel caso delle esecuzioni pubbliche, dell'esempio. Da dove nasce tutto questo? Sicuramente dall'agorà della civiltà greca, luogo del governo della città-stato, luogo dove il popolo della democrazia prendeva le decisioni, eleggeva chi doveva far rispettare le leggi, si riuniva a pregare. Però forse si può andare ancora più lontano, a partire dalla geometria. Se le strade esistono perché l'uomo le percorra, l'unica possibilità che due uomini si incontrino sta nell'incrocio, nell'incontrarsi delle loro strade. La piazza nasce lì, alla confluenza di due strade, di due uomini, di due esperienze. Un uomo avrà con sé del pane, ma avrà terminato l'acqua o il vino, che forse l'altro viaggiatore ha e potrà scambiare con un po' del suo pane. Scopriranno che hanno delle esigenze in comune e forse si daranno appuntamento nell'unico luogo dove la strada di ognuno è riconoscibile perché ne incontra un'altra. La piazza non nasce forse come un luogo, quanto come un'urgenza esistenziale dell'uomo, il suo destino sociale. Quartieri, borghi, contrade eleggeranno ognuno una piazza, simbolo di quella identità. Le mille declinazioni necessarie alla crescita dell'animale sociale per eccellenza. Mi riposo in piazza del Duomo. Invece di stelle ogni sera s'accendono parole. Nulla riposa della vita come la vita. Quindi un luogo plastico, in evoluzione. E qui l'architettura, la scelta di come questo luogo debba essere, racconta come evolve la nostra civiltà. L'uomo plasma la sua piazza, a cavallo tra la categoria dell'utile e del bello, privilegiando di volta in volta questa o quella. E l'Italia sarà il campo da gioco per eccellenza di questa partita. Proprio le piazze
diverranno rice trasmittenti di cultura e identità tra l'Italia e l'Europa. Vitruvio, chi era costui? Non è quello nudo inscritto in un cerchio ed un quadrato che si trova sulla moneta da un euro, ma l'uomo che con i suoi scritti sull'armonia delle proporzioni ha ispirato al genio di Vinci l'uomo vitruviano, appunto. Nel trattato De Architectura, quest'uomo ipoteca il pensiero degli architetti a venire. Qualsiasi cosa vogliate costruire, sarà necessaria firmitas, stabilità, utilitas, utilità, venustas, bellezza. Gli urbanisti italiani, secoli e secoli dopo, cercheranno questa pietra filosofale, la città ideale. Ne discuteranno, la disegneranno, come la faraonica Sforzinda, città degli Sforza, rimasta sulla carta. Ma solo uno sarà incaricato di realizzarla, il Rossellino, per ordine del Papa Pio II. Si chiamerà Pienza. Intendiamo costruire nel mondo così qual è un modello del mondo quale si vorrebbe che fosse. Però l'uomo è un essere contraddittorio nelle sue intenzioni. Saranno piazze che includono, costruite per attrarre e accogliere più gente possibile, e piazze quasi segrete che escludono i chiostri, i cortili interni di palazzi e castelli. Piazze che selezionano, al cui interno si entra a pagamento, o per comuni interessi, come gli anfiteatri, gli stadi, le arene. Piazze di verde, giardini esclusivi e nascosti o pubblici. E soprattutto in Italia, anche speciali piazze d'acqua, che chiameremo porti. Anche sulla terraferma l'acqua gioca un ruolo fondamentale nelle piazze italiane, attraverso le tante splendide fontane che le impreziosiscono come gioielli. Sabato sera di agosto chiudevasi il fognone situato presso la Fontana del Moro e così la parte centrale della piazza rimaneva completamente inondata. L'allagamento durava fino all'una di notte della seguente domenica. Piazza Navona a Roma veniva allagata per alleviare il caldo, ma vanta anche antiche attività ludiche, come carnevali mascherati e corse di cavalli, avendo ereditato la sua forma dallo stadio di Domiziano su cui poggia.
Le genti italiane, inclini più all'amore che alla guerra, sono da sempre appassionate allo sport, che è una guerra fatta per gioco. Il gioco, linguaggio elettivo dell'anima latina, trova nelle piazze la sua massima condivisione. Per il corteo prima del palio, le contrade dovranno far sfilare almeno 24 soldati vestiti civilmente, ossia monturati. Nel corteo dovrà sfilare il fantino con debita insegna. I fantini dovranno usare solo un nervo ordinario e andare alla mossa dopo lo sparo del mortaretto. Questa è una parte del bando ancora in vigore dettato da Violante di Baviera nel 1729 per il Palio di Siena. Dei Normanni a Piazza Armerina, quello di Sermide, la giostra del Saracino ad Arezzo, la Quintana ad Ascoli Piceno. L'uomo costruisce la città come alternativa e metafora della natura da cui proviene. La sua avventura sociale nasce abitando le caverne, le rupi, in prossimità di corsi d'acqua. E nell'evoluzione della sua civiltà costruisce le sue caverne, i palazzi, secondo le proprie esigenze. Ne nasce una riproduzione urbanistica della natura, dotata di montagne di cemento, sentieri di asfalto, fontane al posto dei ruscelli, in cui la piazza rappresenta l'antica radura dove gli abitanti del villaggio si adunavano per riti sociali, religiosi, magici. A volte l'uomo urbano sembra lontano da quel suo progenitore cavernicolo, ma la sostanza delle sue necessità immutabili si riconoscono nella città. Un'altra natura sempre più autosufficiente, di cui è artefice e utente al tempo stesso. Se l'uomo cittadino ricevesse una visita a sorpresa del suo progenitore rupestre, dovrebbe solo spiegargli come soddisfare le stesse esigenze vitali in modo diverso. La cosa più facile da spiegare sarebbe probabilmente la piazza. La più difficile probabilmente è che con la televisione nasce la più grande piazza mai costruita. Se mi sbaglio mi corrigerete. Il Papa polacco sarà passato da vescovo di Cracovia tante volte nella piazza del mercato